Sì, no, infatti mi sento tutto tranquillo. Poi se c'è qualche altro dettaglio glielo chiediamo, sì. Aspetta, glielo vado a chiedere. Vabbè. Andiamo? Ok. Allora, buongiorno, come promesso in occasione del primo dei nostri briefing, quello che ha preceduto il Consiglio europeo del 22 maggio. Proseguiamo lungo questo percorso con il quale vogliamo offrirvi, in vista dei grandi appuntamenti internazionali, le considerazioni legate agli appuntamenti stessi e alla posizione italiana in vista dei vertici, considerazioni che vi offriamo apertamente, nulla è off the record, siamo anche in streaming con quanti ci seguono non solo dall'Italia. E dunque ringrazio nuovamente il consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio, Armando Varricchio, l'altro consigliere, Fabrizio Pagani, che vi faranno il punto per quanto riguarda il G8 e quelle che sono le attese dell'Italia. C'è anche Pierluigi Puglia dell'ambasciata britannica che eventualmente ci darà qualche ulteriore dettaglio logistico, perché ci sono, diciamo, molti aspetti che è bene tenere presente in vista del G8. E quindi poi semmai lo spazio anche per quanto riguarda Varricchio e Pagani a qualche domanda. Intanto le considerazioni del consigliere Varricchio. Grazie Gianmarco, buongiorno ai colleghi della stampa. Quindi questo è il nostro secondo appuntamento che ha luogo la vigilia del primo vertice del G8 a cui partecipa il Presidente del Consiglio Letta. Andrei subito alla sostanza e ai contenuti del vertice, poi lasciando eventualmente al portavoce dell'ambasciata britannica delle indicazioni anche di natura organizzativa, pratica, relativa al luogo in cui materialmente avrà luogo il vertice in Irlanda del Nord. Io direi questo, che il vertice di Lockhart di Cameron, e dico di Cameron perché, come sapete, per quanti di voi già hanno familiarità col G8, si tratta di un processo che è molto legato alla figura del leader che lo presiede, quindi è l'evento di Dave Cameron che riunisce i suoi colleghi. Colloca questa riunione, che come sempre ha carattere informale, in un contesto ancora più intimo, ristretto rispetto a precedenti occasioni. E quindi si tratta di una sorta di ritorno a quello spirito fondativo del G8 che già in qualche modo aveva caratterizzato il vertice presieduto da Obama l'anno scorso a Camp David. L'idea quindi del primo ministro britannico è che i leader debbano avere la possibilità di discutere apertamente dei temi in agenda e che tali temi devono essere quelli realmente prioritari sulla scena globale e su cui il G8 sia in grado di esprimere un'influenza. Questo vuol dire isolare delle questioni considerate prioritarie e metterle in qualche modo al centro del dibattito, quindi non come un evento che si chiude in se stesso, che adotta delle conclusioni, dopodiché ciascuno, diciamo, riparte con le proprie agende, ma per un periodo quelli saranno i temi su cui sia collettivamente come G8, sia nel rapporto con altri paesi, con altri leader, i capi di Stato e di Governo possano essere in grado di dare un impulso.
E quindi questi saranno i temi che verranno, che si ritroveranno nel comunicato finale, che sarà un testo molto molto agile, molto snello, che vuole essere anche di immediata comprensione e che vuole soprattutto rivitalizzare la dimensione economica del Vertice. Vertice quindi che ritorna a essere un foro globale complementare rispetto al G20. Ecco perché anche la presenza qui di Fabrizio Pagani, il mio collega Sherpa G20. La presidenza britannica quindi ha svolto un'azione nei mesi passati per elevare il livello di attenzione sul tema della trasparenza nell'ambito della priorità conferita da Cameron a questo tema, nell'ambito di quelle che lui chiama con immagine piuttosto efficace le tre T, e quindi Transparency, Tax and Trade. Questa impostazione discende dalla constatazione che viviamo in una fase di crisi economica e che quindi a questi temi bisogna prestare particolare attenzione. Ma vi è un altro aspetto a cui Cameron è molto sensibile, che è riuscito a portare al centro dell'attenzione, e cioè che proprio questa situazione offre l'opportunità per dare seguito a quello che è un obiettivo condiviso dei leader, e cioè una maggiore equità e di efficienza dei sistemi a beneficio dei cittadini. Quindi ridurre il più possibile le disparità, che sono proprio uno dei fenomeni collaterali dei periodi di crisi. E quindi grande attenzione all'economia globale, sia dal punto di vista congiunturale, sia per quanto riguarda in particolare l'aspetto della tassazione, la lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'antiriciclaggio e alla trasparenza finanziaria. Per quanto riguarda il commercio internazionale, il focus rimane sulla lotta al protezionismo e all'apertura dei mercati, con l'auspicio dell'avvio del negoziato su quello che con sigla si chiama TTIP, e quindi Transatlantic Trade and Investment Partnership, quindi questo partenariato transatlantico che riguarda sia il commercio che gli investimenti. Vi è poi una serie di aspetti che costituiscono elemento tradizionale del vertice e che quindi non vengono lasciati da parte, che sono i cambiamenti climatici, quella che si chiama la partnership di Deauville, quindi rapporto con i paesi arabi in transizione, ed un rapporto molto importante sulla accountability, quindi sull'efficacia e la trasparenza delle iniziative in materia di sviluppo. E infine avere leader dei paesi, delle più grandi economie e democrazie del mondo attorno al tavolo, ovviamente offre l'opportunità per uno scambio di idee sui temi più caldi della politica internazionale. Quest'anno si prevede che il focus dei leader sia in particolare centrato sugli sviluppi della situazione in Siria, sulla situazione in Libia e su quella che è lo stato attuale del processo di pace in Medio Oriente. Veniamo adesso alla posizione italiana, quello che il Presidente del Consiglio porterà come suo contributo al vertice. Il Presidente del Consiglio condivide l'impostazione di Cameron, quindi condivide l'individuazione di queste tre grandi aree raggruppate nelle tre T, e quindi intende sostenerne l'impegno, anche perché gli obiettivi fissati dal vertice, che poi si ritroveranno nel comunicato che avrete modo di leggere al termine dei lavori, non presentano difficoltà per quanto riguarda la nostra capacità di darvi seguito dal punto di vista politico, normativo o finanziario. Direi di partire da un aspetto molto importante, che tra l'altro si colloca in perfetta continuità con la discussione che a livello europeo si è svolta il 22 maggio scorso al Consiglio europeo a cui ha partecipato il Presidente Letta, e cioè quello del tema della lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Questo è assolutamente un tema considerato prioritario nell'azione del governo italiano. E quindi siamo assolutamente in favore di una maggiore collaborazione e scambio di informazioni ad ampio raggio con il maggior numero possibile di paesi partner, ritenendo che questo possa consentire di fare fronte in maniera più efficace ad un fenomeno internazionale che cresce progressivamente con
lo sviluppo della dimensione cross-border delle attività economiche. Questo aspetto ha tra l'altro una forte connotazione etica e qui si ritorna all'elemento che avevo citato all'inizio, cioè non si può pensare di rendere più efficace il sistema economico, non si può pensare di contribuire ad una ripresa dello sviluppo se non si ha ben in mente l'obiettivo di perseguire una maggiore giustizia sociale. Nel momento in cui vengono chiesti forti sacrifici ai cittadini e alle imprese a livello nazionale, vi è bisogno di associare a questo obiettivo delle politiche e delle iniziative a livello globale che consentano di aggredire i fenomeni dell'evasione e dell'elusione fiscale. Cameron ha poi avuto un altro merito, è quello che è stato di portare all'attenzione dei leader un tema che noi condividiamo, consideriamo molto importante, ed è quello di realizzare una maggiore trasparenza nel settore cosiddetto degli estrattivi. Si parte quindi dal presupposto che molti paesi in via di sviluppo non riescano a beneficiare appieno delle riserve di materie prime, a causa di un quadro normativo insufficiente e della corruzione sempre più diffusa. E quindi la presidenza britannica chiede di aumentare la trasparenza in questo settore. Si tratta di un fenomeno che continua a crescere, più si presta attenzione al tema delle materie prime, più si individuano aree nelle quali vengono individuati giacimenti non solo delle tradizionali materie prime che hanno contribuito ad una fase oramai in qualche modo così avviata strutturale di sviluppo, ma anche le nuove materie prime che sono quelle che utilizzano soprattutto le imprese più avanzate, ebbene bisogna fare in modo che questo sia in grado di innescare un processo di sviluppo nei paesi che hanno la fortuna, che talvolta diventa sventura, di avere nel proprio sottosuolo questi giacimenti, e che molto spesso invece poi si avviano lungo una strada di sviluppo non equilibrato, che provoca molti problemi sia economici che sociali. Questo tema della trasparenza, che poi costituisce un po' un motivo conduttore, si traduce anche nella forte volontà di Cameron di diffondere dati, da qui un'iniziativa che si chiama Open Data, che va nella direzione da noi auspicata. E qui c'è un tema che tra l'altro si collega ad una iniziativa assunta proprio direi in questi giorni dal governo e fortemente voluta dal presidente Letta, ed è quella dell'accesso ai dati online. E qui chi di voi ha seguito le dinamiche interne di questi giorni avrà notato anche la scelta dei tempi per la forte rilancio dell'Agenzia per l'Italia Digitale, che tra l'altro costituirà un elemento fortemente seguito dalla Presidenza del Consiglio e dal Presidente del Consiglio grazie alla nomina recente del responsabile Caio. Vi è pure un elemento che noi condividiamo, ed è quello dell'uso dei diritti della terra. Sono elementi fondamentali per il raggiungimento di quella sicurezza alimentare che costituisce per noi aspetto importante da un duplice punto di vista. Da un lato, perché abbiamo sempre ritenuto nelle nostre politiche di sviluppo che bisognasse essere in grado di assicurare questo accesso all'alimentazione e al cibo a aree sempre più estese del pianeta. E dall'altro perché noi ospitiamo non a caso qui a Roma il polo delle Nazioni Unite che dedica proprio la sua attività a questo tema. Se vogliamo poi creare un collegamento che credo possa essere di immediata percezione, anche qui non a caso l'esposizione universale che si unirà a Milano nel 2015 è proprio legata a questo tema. Quindi, come vedete, una filiera che non finirà la sera del 18 nel momento in cui i leader si lasceranno, ma che poi verrà portata avanti nei prossimi tempi. Infine, il commercio. Riavviare i negoziati in ambito dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Tema molto importante per dare un quadro normativo
che renda sempre più facili gli scambi tra le aree più sviluppate del mondo, quindi Europa e Nord America. Abbiamo salutato con grande favore il fatto che il Presidente Obama nel discorso sullo Stato dell'Unione abbia voluto prestare particolare attenzione a questo tema. Vi è una, così, spesso una facile lettura di iniziative dell'amministrazione americana come rivolte sempre più a sviluppare i rapporti con l'area del Pacifico, in qualche modo voltando le spalle al vecchio continente. Così non è, questa amministrazione americana, questo Presidente certamente prestano grande attenzione all'area di sviluppo del Pacifico e dell'Asia, ma considerano assolutamente prioritario il rapporto con l'Unione Europea, con l'Europa, diciamo allargata, non usiamo la categoria in questo caso di Unione Europea. Infine, i temi della crescita, della lotta alla disoccupazione giovanile saranno ben presenti, e qui consentitemi di dire che vi è un'impronta molto forte, un'impronta proprio digitale del Presidente del Consiglio, che ha fortemente voluto che nel testo del comunicato vi fosse un preciso riferimento a questo forte obiettivo. Tra poche ore si riunirà qui, proprio in questo palazzo, un vertice informale di quattro paesi che condividono questa linea, e il riferimento esplicito nel testo del comunicato finale all'obiettivo di aggredire il fenomeno della disoccupazione, in particolare quella giovanile, mette in sintonia il percorso G8 con quello che i leader europei stanno conducendo in vista del vertice che si unirà a fine mese a Bruxelles. Vi è poi un'iniziativa specifica, che è quella di contatto con le organizzazioni non governative. Sapete che tradizionalmente il vertice del G8 mantiene un rapporto aperto con il mondo delle organizzazioni non governative. Ci sono, come sempre a latere del vertice, una serie di incontri, riunioni che vedono movimenti portare questo tipo di istanze, e proprio due giorni fa, assieme a Fabrizio Pagani, abbiamo avuto un direi molto interessante incontro con la Coalizione Italiana per la Lotta alla Povertà, la GCAP, che riunisce la più importante rete di organizzazioni, associazioni, movimenti che intendono portare le loro istanze all'attenzione dei leader. Questo è lo schema del vertice, questi sono i temi più importanti. Un ultimo accenno ai temi della politica estera. Menzionavo prima Siria, Libia, Medio Oriente. Sulla Siria vi è un'opportunità molto molto importante, ed è quella di avere al tavolo il Presidente Putin. È molto importante che vi sia il focus sulla situazione in Siria, che sta creando crescente allarme, crescente preoccupazione da molti punti di vista. Vi è una situazione drammatica dal punto di vista democratico, dal punto di vista sociale. Vi è un conflitto di cui non si intravede la conclusione, e che tra l'altro sta producendo, oltre a dei drammi spaventosi nel paese, anche un fenomeno crescente di fuga di profughi, che sono in questo momento in numeri veramente, veramente impressionanti, ospitati praticamente in tutti i paesi vicini, dalla Turchia alla Giordania al Libano. E la comunità internazionale certamente non può distogliere l'attenzione da questo fenomeno, quindi noi ci attendiamo che dal vertice del G8 possa ripartire un'attenzione condivisa su questo tema. Si parlerà anche di Libia, perché la situazione in Libia continua a essere motivo di grande preoccupazione, attenzione. Sapete dell'instabilità del paese. Il nostro obiettivo è quello di far sì che il Paese possa veramente vedere rafforzate le sue istituzioni, in grado di dare sicurezza ai propri cittadini, di poter cogliere le opportunità che un grande Paese come la Libia ha di crescita. La Libia è un Paese che è
benedetto da ingentissime risorse naturali, queste risorse devono essere in grado di innescare un processo di sviluppo forte per il Paese. E tutto questo non può avvenire se non vi è un quadro di stabilità politica e istituzionale. Ecco, direi questi sono i temi. Un ultimo accenno, come sempre il vertice avrà una seconda parte, nel senso che oltre alla riunione degli 8 capi di Stato e di Governo e dei rappresentanti dell'Unione Europea, vi è una seconda parte che nel gergo G8 si chiama di outreach, nella quale i leader avranno modo di incontrarsi con personalità leader di paesi e organizzazioni internazionali che porteranno la voce del mondo allargato. E quindi saranno presenti leader molto importanti di paesi non membri del G8 e di organismi come la Banca Mondiale, il Fondo Monetario, l'OCSE e organizzazioni regionali, in particolare l'Unione Africana, la NEPAD. Quindi, insomma, uno sguardo al mondo che certamente è importante, perché il G8 da solo non racchiude certamente l'orizzonte. Io mi fermerei qui, grazie. Sì, non so se Fabrizio Pagani vuole aggiungere qualcosa. Grazie Marco. No, Armando Varicchio è stato esaustivo. Volevo soltanto forse sottolineare un aspetto che è già toccato dall'ambasciatore, ma che è quello del legame tra il G8 e quello che viene discusso al G8 e l'agenda nazionale, in particolare sui temi economici, evidentemente, e sui temi macro. Come sapete, il Presidente ha messo al centro della sua azione europea e della sua azione internazionale economica la lotta alla disoccupazione giovanile. Il prossimo vertice europeo, il prossimo Consiglio europeo a fine mese sarà dedicato in gran parte a questo tema, così come la riunione evidentemente oggi pomeriggio qui a Palazzo Chigi. Anche in ambito G8, grazie all'intervento italiano e in particolare del Presidente, si discuterà questo aspetto. Questo aspetto non è puramente astratto e si limita ad una semplice dichiarazione di intenti in ambito internazionale, perché poi ciascun Paese si impegna a prendere misure in materia di lotta alla disoccupazione giovanile e, diciamo, il coordinamento delle politiche economiche dei diversi paesi ha un effetto benefico con spillover, diciamo così, e benefici anche per gli altri paesi. Quindi fare massa critica attorno a certe politiche comuni ha un riscontro poi positivo, un effetto positivo sull'economia dei singoli mercati, dei singoli paesi. In questo senso guardiamo appunto al G8, al Consiglio europeo e poi al G20 come un continuo, ma come una narrativa unica. E questo naturalmente deve essere accompagnato poi da politiche nazionali che, come sapete, il governo intende intraprendere e mettere in atto con pacchetti di misure nei prossimi giorni e settimane, dedicate appunto anche al tema della disoccupazione giovanile, in particolare giovanile. Questo rimane nel quadro evidentemente di un percorso di sostenibilità fiscale al quale lo stesso G8 ricorda e ricorderà nel suo comunicato finale, con naturalmente degli aggiustamenti e delle peculiarità tipiche di ciascun paese, di ciascun macro area. Non si può adattare, diciamo, quello che sta facendo il Giappone adesso con quello che è necessario fare in ambito Unione Europea, in particolare Eurozona. Mi fermo qui. D'accordo, allora se c'è qualche domanda per l'ambasciatore Varricchio o per Pagani. Anche a Gervaso News Mediaset, e quello che volevo chiedere era se c'era già in programma, se c'erano già in programma dei bilaterali eventualmente, e se si sa già tra chi e magari anche i temi che potrebbero essere affrontati. Chiedo troppo. Sì,
Il Presidente ha già avuto contatti con tutti i leader del G8. Voi sapete che nelle scorse settimane o ha incontrato direttamente o ha avuto colloqui telefonici con tutti, li rivedrà tutti. La caratteristica del G8 è proprio questa. Noi abbiamo parlato di quello che si discuterà nelle sessioni. Ci sono poi diversi spazi che vengono lasciati liberi proprio per questo. Quindi lui conta proprio di incontrare tutti, vederli tutti, avere con tutti possibilità di affrontare aspetti sia che costituiscono, diciamo, oggetto dell'agenda, ma anche questioni che possono essere più direttamente bilaterali con il Presidente Obama, con Putin. Tra l'altro noi quest'anno ospiteremo il vertice in Italia, Italia-Russia, quindi quella, diciamo, si avvia oltre al contatto telefonico che c'è già stato tra il Presidente del Consiglio e il Presidente della Federazione Russa, anche un rapporto concreto. Tra l'altro, dopo luglio, e della presenza qui appunto del collega Fabrizio Pagani, ci sarà il G20 ospitato nella Federazione Russa a San Pietroburgo. Quindi, diciamo, non aspettatevi riunioni col tavolo, con le bandierine, con le due delegazioni una di fronte all'altra, perché questa è l'esatta negazione dello spirito del G8. Assolutamente i contratti informali con tutti i leader. Sono giornalista russa dell'agenzia Tartas. Ha risposto a parte della mia domanda, che quale agenda con il presidente Putin, se c'è qualche questione di un particolare interesse del presidente Letta che vorrebbe discutere con il nostro capo dello Stato. Grazie. I rapporti Italia-Russia sono veramente eccellenti in tutti i campi, politici, economici, culturali. Di questo appunto già c'è stata conferma nell'occasione del colloquio telefonico che si è svolto recentemente. Quest'anno, come dicevo, noi abbiamo un obiettivo che è quello di ospitare il vertice bilaterale tra i due governi e quindi quella sarà l'occasione per passare in rassegna tutti i temi. Noi riteniamo però che la Russia, motivo per cui tra l'altro è fondamentale la presenza del Presidente della Federazione al G8, sia un interlocutore globale. In tutte le crisi internazionali, in tutte le situazioni, la Russia può portare il suo contributo molto importante. Quindi noi vogliamo assolutamente discutere di tutte le tematiche. Quelle che riguardano peraltro più specificamente le questioni, diciamo, di politica estera regionali, tra l'altro verranno trattate alla vigilia del vertice G8 nel colloquio che il ministro Bonino avrà questo fine settimana a Mosca con il collega Sergei Lavrov. Va bene, andiamo di qua. È possibile. Sì, salve, Giselda Vagnoni di Reuters. Vorrei sapere se il Presidente Letta intende anche parlare di politica monetaria, in particolare con il Presidente Obama e con il rappresentante giapponese, visto che ieri ha spiegato Saccomanni che certe scelte di politica monetaria stanno incidendo negativamente sull'andamento dei nostri titoli di Stato. Grazie. Certamente vi è grande curiosità anche per la partecipazione del primo ministro Shinzo Abe al vertice del G8. Lui ha legato il suo nome a, diciamo, un maggiore dinamismo della banca centrale giapponese sul fronte monetario. E di questo si discuterà. Tra l'altro è uno scambio di idee, il G8 non deve prendere decisioni, non siamo alla vigilia di riunioni come quelle del Plaza a New York che presero delle decisioni che incisero poi sui tassi, insomma, è uno scambio di idee. Certamente nel momento in cui queste tre grandi macro aree si incontrano, pur con le loro differenze, perché noi abbiamo l'Europa nella sua duplice, diciamo, articolazione di paesi espressione dell'Unione Monetaria, che quindi hanno una banca centrale comune che sta a Francoforte,
Abbiamo la Gran Bretagna che ospita il vertice, che ha la Bank of England che mantiene e conserva la sua autonomia, abbiamo il rappresentante del paese con la Federal Reserve che sta mostrando molta attenzione, molto dinamismo, e poi il Giappone. Quindi sarà certamente questo uno dei temi in discussione, ma come confronto, discussione, non come momento decisionale. Ecco. Buongiorno, Federico Rimberti dell'ANSA. L'anno scorso Mario Monti giocò di sponda con Barack Obama nel tentativo di convincere Angela Merkel ad allentare un po' i cordoni della borsa europea. È possibile che anche quest'anno, anche se venendo meno le elezioni americane, l'interesse di Obama per l'Europa sia un po' affievolito, diciamo? È possibile che Letta tenti la stessa carta? Ma il presidente Letta ha già avuto due importanti occasioni di incontro con il cancelliere Merkel. La prima proprio nel suo primo giorno di attività a Berlino e poi al Consiglio europeo. Quindi non è certamente alla ricerca di rapporti di sponda. Ecco, questo. Poi, la stessa, se mi si consente, la stessa lettura del precedente vertice, insomma, è un po' romanzata, se posso usare questa espressione. Certamente quello che posso dire, e vorrei confermarlo, a grandissima attenzione del presidente Obama, che peraltro ricordo che dopo il vertice del G8 volerà in Germania per un incontro bilaterale con il cancelliere Merkel. Grande attenzione dell'amministrazione Obama a quello che succede in Europa. Ricordavo il passaggio importante del discorso sullo Stato dell'Unione lo scorso al Congresso, nel quale aveva così confermato grande attenzione e interesse per l'avvio del negoziato commerciale sugli investimenti transatlantici. L'amministrazione Obama guarda con grandissima attenzione a quello che succede in Europa. E devo dire che di questo abbiamo avuto peraltro diretta e immediata percezione nella lunga conversazione telefonica che ha avuto luogo proprio all'indomani dell'assunzione dell'incarico del presidente Letta con Obama. Si è parlato molto di economia europea. Certamente per dimensione e per capacità anche di influenza sul quadro globale, l'economia europea è monitorata con grandissima attenzione dall'amministrazione americana. Amministrazione americana che devo dire, peraltro, condivido quello che diceva già il collega Pagani, che ha giustamente ricordato questo punto, la strategia di lotta alla disoccupazione, in particolare quella giovanile, è una strategia che viene pienamente condivisa dall'amministrazione Obama. Ci sono altre domande? No. Allora io ringrazierei Armando Varricchio, l'ambasciatore Varricchio, consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio. Ne avevi un'altra? Ultima. Per il consigliere Lorenzo Totor, Bloomberg News, il consigliere Pagani ha detto che appunto le iniziative come quelle per la lotta alla disoccupazione in generale, di politiche per la crescita, rimangono comunque nel quadro di una sostenibilità fiscale, pur alla luce delle differenze tra aree come il Giappone, l'Unione Europea e l'area euro in particolare, ha fatto questa distinzione ulteriore del sottoinsieme. Quanto aiuta in questo momento, quanto nuoce il dibattito in Gran Bretagna sulle differenze comunque rispetto alla membership dell'Unione Europea a queste fibrillazioni? Quanto rendono meno compatto il gruppo europeo al tavolo del G8? Non credo che sia proprio la sede dove si debbano fare spaccature tra i membri del G8, è proprio il contrario, lo spirito è proprio quello di una partnership tra tutti gli otto membri, quindi parlare di un blocco europeo contro un blocco non europeo non è proprio il caso. Quindi in questo senso il fatto che il dibattito inglese abbia un suo percorso è più una questione, diciamo, che lascerei veramente anzitutto interna alla politica britannica e poi eventualmente in un contesto europeo non mi sembra rilevante francamente in ambito geopolitico. Ok, allora ringraziamo l'ambasciatore Varricchio e Fabrizio Pagani.
li saluterei, così magari, perché oggi, come potete immaginare, la loro giornata è sufficientemente impegnativa col vertice a 4 che sta per iniziare. E invece pregherei, grazie Armando, grazie Fabrizio. Pregherei allora Pierluigi, per quanto possibile, di darci qualche elemento in più logistico sullo svolgimento del G8, visto che ci siamo. So che il programma vi sarà consegnato direttamente sul posto, però credo che Pierluigi qualcosa possa anticipare. Sì, esatto. Diciamo che sulla parte del programma al momento non ci sono grossi cambiamenti previsti rispetto a quanto avevamo avuto modo di illustrarvi venerdì scorso. Per dubbi o questioni sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Per quanto riguarda aspetti più propriamente logistici o logistico-organizzativi, per quanti di voi, e ne vedo diversi, verranno in Irlanda del Nord, ugualmente sono disposto a e sono disponibile a rispondere a alcune domande specifiche. Voglio soltanto precisare che per quanti di voi, e siete la maggior parte tra i 48 a questo punto operatori della stampa nel contingente di quelli accreditati per il G8, verranno a seguire il summit, per quanti di voi, dicevo, arriveranno all'aeroporto di Belfast, vi saranno, e questo vi confermo una cosa che vi avevo anticipato la settimana scorsa, vi saranno dei servizi di navetta che partiranno indicativamente ogni 90 minuti per il centro stampa di Killyhevelin, dove avrete modo di ritirare i vostri passi, i vostri badge per l'accesso al centro stampa stesso. Da Killyhevelin vi sarà poi modo di raggiungere con le stesse navette gli alberghi, l'albergo per quanti di voi alloggeranno all'Errigal. Io ritengo che, vista la complessità di gestire 48 persone che avranno ognuno diciamo esigenze poi specifiche diverse, direi di fare riferimento al mio numero di telefono, che credo tutti abbiano, e cercherò quindi di aiutarvi a risolvere eventuali problemi, sperando che non ve ne siano di significativi. Sì. Dalla mattina fino alla sera, avete già un'idea degli orari? Per chi, per dire come noi, fa anche delle dirette fin dalla mattina presto. Per quanto riguarda i trasporti dall'aeroporto di Belfast al centro stampa e dal centro stampa dagli alberghi di ritorno all'aeroporto, ci sono dei servizi di navetta organizzati ogni 90 minuti. In più, come delegazione italiana abbiamo a disposizione due van, uno da 16 persone, uno da 53 persone, che potremo organizzarci a seconda delle esigenze del momento. Quindi, per chi dovesse, alloggiando all'Errigal, che si trova a un'oretta di distanza dal centro stampa, essere al centro stampa stesso molto molto presto la mattina del lunedì e o del martedì, abbiamo modo di organizzare attraverso questi due mezzi a nostra disposizione delle partenze molto molto presto la mattina, lasciando alle altre testate con minore urgenza di essere presenti in loco l'agio di svegliarsi qualche ora, un minuto, qualche ora più tardi. Sono Gavino Moretti, giornale radio. Questa infatti era una nostra esigenza, mi fa piacere che ci abbiate pensato, perché appunto giornale radio va in onda alle sue edizioni più importanti molto presto, c'è un'ora di fuso, quindi noi dovremmo partire anche verso le 5. Insomma, forse sì, io lì chiederei ad ognuno disponibilità e flessibilità nel capire che se i mezzi a disposizione sono due e se si deve stare lì mezz'ora o tre quarti d'ora dopo, venire prima aiuta a me nell'organizzare i trasferimenti, insomma. Okay. Sì, per chi dovesse raggiungere il centro stampa con la propria macchina, c'è un parcheggio a 5 minuti di distanza dal centro stampa dove lasciare la macchina, fare dei controlli di sicurezza ai quali ognuno di noi si dovrà sottoporre. Quindi chiedo anche pazienza nel caso di
attese ai controlli di sicurezza per il ritiro del badge la domenica all'arrivo al centro stampa e eventualmente nei giorni successivi. Ci sono 600 giornalisti accreditati al summit complessivamente, il centro stampa è stato organizzato per accoglierne altrettanti, evidentemente ci potrebbero essere ai controlli di sicurezza, soprattutto all'inizio, dei colli di bottiglia che spero non siano eccessivamente stretti e che consentano il flusso più fluido possibile degli spostamenti all'interno del centro stampa stesso. Sì. Sì. Considerate che ogni delegazione del G8 ha avuto la disponibilità di accreditare 55 giornalisti, ci sono poi giornalisti non G8 e il totale e alcune altre testate, incluso tutti gli operatori dell'host broadcaster CTN e di AP e DBU, che sono gli operatori che garantiranno alle televisioni, ai broadcaster accreditati, anche la possibilità di fare degli stand-up in diretta in posizione privilegiata, quindi con vista sul resort di Lockern dove avverranno tutti gli incontri e tutti i lavori, e a cui i giornalisti ammessi a seguire i vari momenti stampa previsti nel programma potranno avere accesso previo ritiro al centro stampa stesso di alcuni floater, come si possono chiamare, che rilasceremo poco prima dell'opportunità stampa stessa. Questi sono sempre, hanno un numero limitato, come dicevo la volta scorsa, per chi non c'era, quindi partiamo dalle opportunità che sono più ampiamente disponibili e fruibili alla stampa, che sono la cerimonia di arrivo e la foto di gruppo, foto di famiglia del martedì, per cui ogni delegazione stampa avrà a disposizione intorno ai 15 floater per accedere a quelle opportunità. Oltre a quelle ci saranno delle opportunità molto più ristrette, il giro di tavolo all'inizio delle sessioni, che comunque saranno seguite, lo dico anche e soprattutto per le televisioni, saranno seguite dall'host broadcaster che metterà in diretta a disposizione le immagini che verranno riprese. Quindi c'è il segnale, diciamo, internazionale, sì, degli appuntamenti quelli ufficiali. Sì. Poi quello che stavi dicendo prima, nel senso c'è un accredito iniziale che si fa al momento dell'arrivo nel, sì, centro stampa, cioè la domenica ci si accredita direttamente al centro stampa, sì, e dopo si ritira il passi per il centro stampa, perché voi siete di fatto già accreditati ma avete bisogno del passi. Ecco, dopodiché non ho capito se ci sono degli altri mini accrediti di volta in volta per diversi momenti, accrediti negli accrediti, questo volevo capire. Sì, diciamo tutta la stampa accreditata ha diritto di poter accedere ai vari momenti stampa previo assenso e diciamo decisione, laddove i gruppi sono ristretti, dell'allocazione, diciamo, dei badge per accedere a questi momenti stampa. Sì, assolutamente. Diciamo il momento stampa fondamentale sarà la conferenza, sì, stampa. Credo finale di potervi risolvere il problema, nel senso che Letta non ha intenzione di parlare al di là di quella che sarà la conferenza stampa finale, quindi al più potrebbero esserci, diciamo, io privilegerei queste occasioni, diciamo, per gli operatori che volessero seguire al di là del circuito ufficiale, che comunque sarà disponibile, però escludo che Letta dica qualcosa prima della conferenza stampa conclusiva. La conferenza stampa conclusiva avverrà nella zona blu che raccontavo la volta scorsa, quindi il centro stampa che è definita zona gialla dal colore del badge che ha la stampa accreditata si trova di fatto a 7 miglia di distanza dalla zona blu e dalla contigua zona rossa, le due sono separate da un ponte semplicemente. La conferenza stampa, come le altre conferenze stampa in programma previste per il martedì pomeriggio a partire dalle 15.30, conferenza stampa del primo ministro Cameron, a seguire le conferenze stampa degli altri leader, si terrà in una delle due sale a disposizione nella zona blu da 80 posti, quindi
indicativamente ci sarà posto per tutta la stampa accreditata italiana al seguito del primo ministro Letta di seguire la conferenza stampa finale del Presidente del Consiglio che dovrebbe essere indicativamente intorno alle 16.45, 16.30. Comunque la conferma dell'orario vi verrà data successivamente. Poi chiaramente anche lì dovremo insomma dotarci di un... Sì, sì. Lì diciamo non c'è selezione perché tutti sarete ammessi e quindi sarà in qualche modo più facile, però per accedere ai mezzi che vi accompagneranno dal centro stampa alla zona blu dove avverrà la conferenza stampa finale, vi verranno dati comunque dei floater, dei badge aggiuntivi a quello che voi avrete durante tutto il corso del summit. Non c'è, ma sicuramente lo riceverete al vostro arrivo domenica al centro stampa. Non ci sono grandissime variazioni rispetto a quello che raccontavo il giorno, la settimana scorsa quando ci siamo incontrati. Comunque se ci dovessero essere variazioni, queste saranno contenute nel programma che vi verrà consegnato a mano in cartaceo domenica. Poi qualora te lo sbloccassero prima ovviamente sì, siamo pronti a distribuirvelo anche via email anche sabato domenica, insomma se dovesse arrivare un'indicazione in questo senso non ci sono problemi. Tra l'altro nella guida, diciamo nella brochure che vi verrà consegnata avrete tutte le informazioni anche relative ai punti di contatto di eventuali altre delegazioni con cui foste interessati a parlare, con cui interagire, insomma ci saranno una serie di indicazioni utili per voi durante tutti i due giorni del summit. Ok, se non c'è altro, logisticamente io sarò nella zona più a ridosso del vertice, Pierluigi invece tu sarai al Media Center, quindi il primo referente rimarrà Pierluigi. Ovviamente al momento io escludo che Letta dica qualcosa al di là della conferenza stampa conclusiva, il problema potrebbe porsi qualora ci fossero eventi, non credo tanto legato al vertice quanto ad altre contingenze che dovessero richiedere una sua presa di posizione. Allora, ovviamente poi eventualmente ci organizziamo in funzione, sì. Però al momento vi pregherei sì di privilegiare per questi eventuali ingressi gli operatori per le immagini, perché fondamentalmente non ci sarebbe altro. Ne approfitto solo per ricordarvi che mentre c'è stato un contingentamento della stampa per il G8, la Federazione Russa ci ha fatto sapere che non ci sarà per il G20, quindi non c'è un problema di numero di accrediti per il G20 in programma a settembre, però c'è una scadenza tassativa che è quella del 15 luglio e quindi chi non si accredita entro il 15 luglio non avrà possibilità di seguire l'evento. Le procedure di accredito sono già sul sito, quindi vi prego anche semmai di far circolare la notizia ai colleghi, perché chi non dovesse... Noi faremo un recall, abbiamo già fatto un comunicato dopo magari anche il vertice europeo, faremo un recall anche sul G20, però appunto che lo sappiate, perché oltre il 15 luglio non ci sarà modo di accreditare nessuno per il vertice G20 di San Pietroburgo. Ok. Sì, come sempre, noi in genere non facciamo mai solo dichiarazioni, quindi forse vi anticipo, abbiamo un problema sabato che viene Barroso e non so se saremo in condizione di aprire a domande e risposte perché i tempi sono veramente limitatissimi, però la nostra volontà comunque resta quella, quando si palesa il Presidente del Consiglio, di offrirlo sempre anche ad un numero magari limitato, ma insomma qualche domanda comunque. Ok, grazie a tutti, grazie. Buon lavoro.